all'improvviso, su quella prom più famosa al mondo, le luci si spensero, i sguardi di tutti rivolti al mare, da dove gli artificieri sui bateau avrebbero acceso i fuochi. E invece dei fuochi, un grosso camion bianco si avventò su quella folla inerme, incredula. Il camion procedeva in velocità e a zigzag investiva chiunque si trovasse lì al suo passaggio, lasciando così dietro corpi martoriati e senza vita di donne, uomini, bambini. In un attimo l'aria festosa si trasformò in un pianto di dolore. Il racconto di Nizza l'attaccante è nato soprattutto perché avevo detto a un mio amico, così, nel poco nell'anniversario, nel primo anniversario, gli ho detto: senti un po' Matteo, ma tu ti ricordi cosa è successo l'anno scorso, il 14 luglio? E lui mi ha detto: no, ma come, no, scusa? Prova a impegnare la testa, niente, non c'è niente da fare. Allora io, presa dalla rabbia del mancato ricordo di questa grande tragedia, sono andata a casa e in un batter d'occhio ho scritto questo racconto, così all'improvviso, proprio nel cuore. È esattamente proprio così, perché è stata veramente una grande tragedia. Io, quando sono andata a Nizza, due settimane dopo, sembrava di entrare in una chiesa, avevo paura proprio di stare solo, proprio perché era tanta l'emozione. Forse io l'ho ricordato subito e lo ricorderò sempre, perché io sono appassionata di Nizza, sono 40 anni che giro per Nizza tutte le estati. Come ho conosciuto Nizza? Con la voglia di imparare il francese dal suolo francese. E così è nata questo mio viaggio a Nizza, la mia conoscenza, e dopodiché è il primo amore. A me non piace fingere, piace essere vera sempre. Dunque sono dei racconti veri, perché sono storie vere mie, puliti, sono amori, mie esperienze, è una roba bella, tenera, pulita, insomma, racconta la mia vita d'amore. Nel Nizza l'attentato, ho preso le musiche di Chopin, meravigliose, divise in tre basi musicali diverse una dall'altra. Faremo una grande festa con musica. Il violinista si chiama Valeria Prea ed è figlio di una mia amica intima, la quale anche lei fa parte del gruppo che da 40 anni ci conosciamo e frequentiamo la spiaggia della promenade. Erano tutti piccoli, suo figlio era piccolo, anche i miei, sono cresciuti insieme, praticamente questo è una grande famiglia. Orient de rien, no je ne regrette rien, car ma vie, car ma joie, aujourd'hui, je commence avec toi.